Un dialogo a viso aperto, parole che escono dal cuore, piene di spunti, suggerimenti utili e di aneddoti. Questo è stato l'incontro del Papa con i sacerdoti e seminaristi allievi dei Pontifici Collegi e Convitti di Roma lunedì scorso in aula Paolo VI. Migliaia di giovani hanno ascoltato Francesco ed hanno chiesto, senza paura, di essere illuminati. Salutandoli, il Papa ha espresso vicinanza per le chiese sofferenti e perseguitate e poi ha messo in guardia dal rischio di essere solo studiosi. Se uno cade in questo pericolo dell'accademicismo, torna non il padre tale o quale, ma il dottore, no? E questo è pericoloso. Ci sono quattro pilastri nella formazione sacerdotale: la formazione spirituale, la formazione accademica, la formazione comunitaria e la formazione apostolica. Papa Francesco ha quindi invocato uno sguardo da cristiano sulla Chiesa e ha insistito sulla vita comunitaria perché ha affermato è meglio il peggior seminario che un non seminario. Altro cardine della vita dei futuri preti ha detto è la preghiera costante, soprattutto a Maria, la madre e il rifugio, ma anche la vigilanza del cuore e la franchezza. Sono 4-5 cose che ci aiuteranno tanto, no? Mai sparlare di altro. Se io ho qualcosa contro l'altro o che non sono di parere, in faccia. Ma noi, i chierici, abbiamo la tentazione di non parlare in faccia, di essere troppo diplomatico, quel linguaggio clericale, no? Così, ma ci fa male, ci fa male. Il Papa più volte ha ricordato il pericolo del pastore affarista e principe ed ha sottolineato che si è servitori del popolo di Dio. Ma non ti perdona se sei un pastore attaccato ai soldi, se sei un pastore vanitoso che non tratta bene la gente. Ma soldi, vanità e orgoglio, no? Le tre scalini che ci portano a tutti i peccati. Ma il popolo di Dio capisce le nostre debolezze e li perdona. Ma questi due non li perdona, eh? Il segreto è la vicinanza che il Papa ha chiesto ai sacerdoti anche nelle omelie, spesso noiose perché manca il contatto tra pastore e popolo. Ha chiesto di uscire da se stessi per incontrare le periferie e quindi le persone, in modo da trovare insieme la strada. Sempre senza paura, ha incoraggiato il Papa, ma ricorrendo ad una grande risorsa che è l'amicizia. L'amicizia sacerdotale è una forza di perseveranza, di gioia apostolica, di coraggio. Anche del senso dell'umorismo, è bello, bellissimo.